Thank you. Buonasera e ben trovati con l'ultima puntata di Teramo Channel. È l'ultimo numero e dunque è una serata particolare che onoriamo in una maniera dunque particolare. Intanto avendo un faccia a faccia con il protagonista assoluto di questa stagione del eh, Teramo, ovviamente parlo del presidente Luciano Campitelli. Buonasera, presidente. Buonasera a te. E poi, come avrete capito, siamo per questa serata, lo ripeto, particolare nella sede eh, teramana di eh, TV6, proprio per. Omaggiare questa stagione eh, che ha rivisto il Teramo tornare in Lega Pro, una cavalcata lunga quattro anni, una cavalcata che, peraltro, con il Presidente abbiamo già ripercorso qualche puntata fa eh, di eh, Teramo Channel. Noi, questa sera, vogliamo intanto eh, parlare di quello che è successo nell'ultimo fine settimana con no. il Teramo impegnato nella pool scudetto: è arrivato un secondo posto in una finale che ha lasciato anche un briciolo di amare in bocca, ma resta comunque la grande soddisfazione per essere arrivati alla fine di. Eh, questo eh, lungo eh, cammino, di questo lungo eh, viaggio e poi eh, parleremo chiaramente di eh, futuro con delle novità che ci sono probabilmente mh, circa lo stadio ma ci dirà di più il Presidente e poi cappellacci resta, non resta, eh, mercato, cercheremo di saperne di più. Eh, io ovviamente farò delle domande ma il Presidente aspetta anche le domande vostre, le domande dei tifosi e a tal proposito eh, voi siete abituati a scrivere eh, il martedì sera su un numero ma questa sera siamo a Teramo quindi il numero cambia e allora prendete nota, il numero questa sera per eh, digitare i vostri sms è il 342-530. 4879. Lo vedete lì in sovrimpressione in alto, quindi prendete nota, cambiate numero e eh, scrivete tanti sms perché, ripeto, il presidente Campitelli questa sera vuole intanto, innanzitutto, parlare con voi eh, tifosi e sarà insomma, contento di ehm, chiarire alcuni aspetti che ehm, toccheranno il futuro del Teramo, un futuro che si chiama Lega Pro. Presidente, eh, intanto partiamo da quello che è accaduto lo scorso fine settimana. Intanto, la soddisfazione di essere tra i grandi, con realtà che hanno scritto la storia calcistica anche di questo paese, come ad esempio il Venezia, come l'ex Salernitana che ora è il Salerno, il Martina Franca. E poi, sempre sabato, prima della partita, la premiazione per la vittoria del Girone insieme alle altre otto vincitrici del campionato. Si comincia a tastare proprio a piene mani quello che il Teramo effettivamente ha fatto sul campo in questa stagione. Diciamo che eh, forse da quando faccio il presidente a Teramo è stata si è sentita veramente l'importanza eh, di questa eh, bella sfida per lo scudetto. E lì ho visto squadre importanti come la nostra eh, e devo dire che in, quella, in quel giorno della finale. Eh, quando hanno chiamato tutte le squadre, hanno chiamato anche il Teramo, per me è stata una, una grande soddisfazione anche eh, avendo tanti tifosi al seguito e che ci incitavano e che poi abbiamo festeggiato tutti insieme con questa coppa eh, che ho messo nel mio studio perché è una coppa che mi, mi terrò per tutta la vita vicino a me. Eh, quando noi iniziamo quattro anni fa nessuno di noi si aspettava che in così poco tempo potevamo fare un, eh, un castello così perfetto, vincere tre campionati su quattro, in quattro anni e arrivare secondi l'anno scorso, credo che mh, nessuno di noi potesse immaginare eh, una favola devo dirvi la verità che quello scudetto ci tenevo tantissimo sì. perché ci tenevo perché eh, vincerlo era come che la Juventus ha vinto lo scudetto di Serie A quindi eh, spero che nella storia eh, noi non lo rivinceremo più in questa categoria però, eh, però sì. questo significa che staremo nelle categorie superiori altrimenti eh, questa occasione eh, non, non, eh, non ci dovrà essere una prossima volta devo dire che all'inizio eh, nessuno di noi forse si immaginava l'importanza di questa eh, di questo scudetto che eh, sì, all'inizio un po' tutti sottovalutano l'importanza sì, di sì, questa sì, manifestazione sì, sì, sì. Eh, quindi ho visto la squadra mh, forse non, non convinta al 100% già rassegnata come è successo anche alla Juventus di, di aver vinto lo Scudetto quindi anche in soddisfatta Coppa soddisfatta eh, invece poi durante diciamo, le vittorie che venivano eh, questa cosa a me personalmente e credo anche a tutti i tifosi ha appassionato tantissimo e mi è dispiaciuto alla fine non averla Vinta questo scudetto. Ecco, Presidente, lei ha conosciuto eh, Claudio Lotito, patron eh, oltre che della Lazio, fondatore o rifondatore del calcio salernitano con Mezzaroma Roma. Lotito era a Umberti in occasione della semifinale giovedì scorso tra Salerno e Teramo. Vi siete scambiati qualche battuta? Cosa sì. vi siete detti? Ma innanzitutto è una persona alla mano, proprio alla mano, perché quando è arrivato si è messo a salutare tutti. E dopodiché mi dice in romano eh, ma chi te l'ha fatto fare a prenderti eh, questo impiccio e, e io gli ho detto ma eh, scusa, Parli tu che scusa presidente tu ce ne hai due che <ride> dici a me e mi, lui mi dice io sono matto beh io penso che sono matto quanto te <ride> perché altrimenti oggi fare calcio significa essere eh, proprio amare questa cosa perché è l'unico sport dove Devi solo cacciare e non hai niente di introito perché oggi il calcio è, è così, ma non solo il calcio, un po' tutto Ma il presidente Campinelli si rivede in qualcosa di Lotito, ad esempio. Ma io gli ho detto una cosa alla fine: gli ho detto, io sono stato sempre un tuo grande fan eh, perché hai cercato di eh, non di badare molto al bilancio. mi Dice: Io spero che si riesca a fare eh, un, una nuova riforma perché altrimenti eh, anch'io non ci riuscirò. Perché oggi, eh, su, sulle cifre che girano, è difficile fare calcio. Questo mi dice prima che lui poi va via. Ci salutiamo. E abbiamo parlato anche un po' di qualche ragazzo così ah, e lui mi ha detto anche il che, lato tecnico quindi che le porte della Lazio sono, sono aperte perché lui già conosceva Teramo A Teramo dice che ci passa spesso è una, eh, una provincia molto dove lui è molto legato perché dice eh, questo diciamo parlando di tutto l'Abruzzo detto l'abruzzese eh, è una persona sincera, corretta che io stimo e ammiro e poi sul campo il Taramo ha battuto il Salerno di Rotido quindi un'ulteriore soddisfazione per il ehm, presidente Campitelli. Allora, ehm, tornando sempre alla questione legata alla finale. Della pool scudetto si è giocato poi al Barbetti di Gubbio, eh, noi chiaramente c'eravamo e eh, vi riproponiamo il servizio della eh, partita e poi commentiamo anche qualche episodio perché lo stesso presidente, nell'intervista che vi abbiamo mostrato domenica scorsa, ha fatto dei riferimenti su alcuni aspetti anche arbitrali che mh, hanno condizionato l'esito di questa eh, partita. Quindi vediamo il servizio della finale tra eh, Teramo e Venezia. Il sogno del Teramo di cucirsi al petto lo scudetto dei dilettanti si infrange proprio vicino al traguardo e il Venezia spuntarla al termine di una combattuta finale allo stadio Barbetti di Gubbio. Un Teramo a due facce, poco incisivo nonostante il vantaggio fulmineo del primo tempo, più spigliato e pericoloso nella ripresa quando però è stato colpito nel momento migliore. Il Venezia, vincitore del girone C, arriva alla finale con la formazione migliore ed il temibile trio Zubin, Lauria, Olivera davanti. Nel Teramo tornano titolari Serraiocco, Vittorio. De Cani. Cappellacci sorprende tutti con l'inedito trio d'attacco Bucchi, Laboragine e Saraceno. In panca Iazzetta, Petrella, Arcamone e Masini. Buona la rappresentanza biancorossa al seguito che può esultare dopo 120 secondi. Triangolo tra Borrelli e Laboragine, cross del fantasista Barlettano per Valentini che irrompe sul secondo palo per il vantaggio Teramano. Gioia che dura pochi minuti. Già al sesto l'ex Lanciano Lauria manda un avviso a Serraiocco. All'ottavo il pari arriva a coronamento di una bella azione corale Assist di Zubin, velo di Lauria e destro di prima intenzione del brasiliano Oliveira 1-1 la gara si incanala sui binari dell'equilibrio, ma il Venezia si fa preferire con alcune pericolose sortite offensive. La punizione di Lauria è alzata da Serraiocco, ma il numero 1 Terramano si esalta in chiusura di frazione quando il tocco in recupero di Iacani smarca Zubin davanti all'estremo difensore biancorosso che con i piedi è prodigioso. Vibrante il secondo tempo nel quale il Termo vuole essere protagonista. Bucchi anticipa Scantamburlo, ma non angola il colpo di testa. Lottavo, Zubin decolla sul traversone di Grifoni, ma non trova la porta e allora Cappellacci spolvere il tridente titolare. Fuori Borrelli e Saraceno, dentro Massini e Petrella ed i lagunari cominciano a capire cosa vuol dire tenere a bada la rapidità di Petrella e la potenza di Massini. Proprio l'under scuola Pescara dà violazione rifinita dalla Borreggine per Bucchi che strozza il sinistro. Un minuto dopo tocca a Massini entrare come un carro armato nell'area lagunare perdendo però l'attimo giusto per il tiro. Al venticinquesimo doppia opportunità per Ferrani su due corner consecutivi ma il centrale romagnolo un po' è strattonato, un po' è Poco fortunato nelle conclusioni. È il momento migliore per il Teramo e, come spesso accade, dietro l'angolo si materializza la beffa quando Vesprini di Macerata, alla mezz'ora, individua un falo di mano di Ecani sul colpo di testa di Olivera. Dagli 11 metri Emil Zubin immobilizza Serraiocco e timbra il 28 gol stagionale. Il centravanti serbo-montenegrino lascia poi il campo al marocchino e che al 35 firma il tris. L'assist di un altro ne è entrato Casagrande che di forza esce fuori da un raddoppio teramano e tira fuori. Un gran cross per SUC. Il Teramo però non molla. Al 49esimo Petrella con una sassata dal limite riapre i giochi 3 a 2. Che al novantesimo sarebbe 3 a 3 se Vesprini non vanificasse la caparbietà di Masini. Per l'arbitro la palla aveva varcato la riga di fondo. Il Teramo ci prova fino alla fine, altre mischie si susseguono dalle parti di Gallo, ma nulla da fare. Scudetto al Venezia, ma l'11 di Cappellacci chiude la stagione a testa altissima. La D appartiene al passato, ora si parlerà di futuro e soprattutto di Lega Pro. Abbiamo visto il presidente Campitelli che riceve il trofeo dopo la partita si parlerà sì di futuro di Lega Pro noi però restiamo per un attimo ancora a questa finale Presidente, qualche recriminazione per un paio di episodi intanto il fallo da rigore commesso dai cani presunto tale perlomeno anche se le immagini che abbiamo girato come anche le immagini che abbiamo visto su Rai Sport effettivamente non tolgono, non vanno a dissipare i dubbi anche perché il giocatore stesso del Venezia Va a impallare lo stesso Ecani, che idea, che sensazione, Presidente, su quell'episodio che poi è stato determinante. Io penso che in una finale un rigore simile non, non, non esiste perché eh, stava a un metro, lui aveva la mano attaccato al corpo quindi per me eh, non esiste il calcio di rigore. Se forse c'era un calcio di rigore lo devono dare a noi alla fine mm. e credo che l'arbitro oh, abbia. Ehm, non abbia fatto bene il suo dovere. Può, si può sbagliare, noi accettiamo questo. Con la speranza che, eh, ecco qui. erano cioè, molto eh, vicini i due giocatori è impossibile, Vesprini, quindi, Macerata, eh, secondo vado. me, era valido anche il gol che ci hanno ha dato. Infatti, le immagini andavano proprio lì, eh, sul gol di Massi. Quindi è andata così. però penso che se noi già dal primo tempo mettevamo la determinazione giusta. Eh, potevamo vincere la partita Perché credo che eravamo più forti quindi, Ecco l'episodio eh, di Masini eh, il, il, Lì ha fatto la papera Super papera il portiere Quindi non è colpa di Masini Che eh, a, 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 Masini non lo tocca Perché lì sembra che lo tocchi Io stavo lì dietro Masini <ride> il portiere non lo tocca minimamente Quindi il gol era validissimo Anche perché l'arbitro aveva fischiato Palla a centro poi sì. il Guardialini è un attimo ha dopo ha segnalato eh, che era fallo, Quindi, eh, ma poi non si sa se era fallo oppure se la palla era uscita. Non Comunque è ha... stata segnalata palla fuori. Presidente, si è giocato a Gubbio, a Gubbio ha lavorato in questi ultimi anni un altro personaggio importante del calcio italiano, Gigi Simoni, che peraltro ha allenato la squadra del cuore, dopo il Teramo, del presidente Campidelli, che è l'Inter. Eh, cosa vi siete detti con Simoni? Ma ho visto Simoni, stava nel nostro albergo, eh, sono andato a salutarlo e credo che ho visto un uomo di 73 anni, eh, stanco del calcio, e mi diceva che andava a Bari a, per eh, l'ultima partita col Gubbio. E mi ha detto che lui, lui è di Pisa, mi ha detto che il prossimo anno... Eh, stare a casa perché c'è un bimbo piccolo, mi detto, e me lo voglio gustare perché, come ben sappiamo, lui ha avuto una grossa disgrazia col figlio che gli è morto. E quindi, eh, un uomo che forse ha ricevuto tanto dal calcio, ma l'ho visto. Molto, molto stanco, molto provato. Io vi ripeto: per interloquire con noi questa sera tramite gli sms il numero è diverso rispetto al solito 342-530-4879, il numero che trovate in eh, sovrimpressione in alto. Quindi scrivete perché eh, ripeto: il Presidente ci tiene molto a ehm, parlare, interloquire con voi e a rispondere alle vostre sollecitazioni. Io direi, Presidente, di iniziare a parlare un po' del futuro. Ci sono delle questioni. Ehm, intanto qui vediamo addirittura un fotogramma, suppongo che sia una delle tante foto del buon Vincenzo Ranaldi, eh, non, so, eh, non so se il Presidente se la sente di eh, dire la sua, questo è il momento in cui Masini tocca la palla, siamo al di qua o al di là? Beh, diciamo, la palla deve uscire tutta, ma ricordiamoci. Già Masini non stava fuori, quindi vuol dire che la palla era completamente dentro, perché se Masini lì sembra che Masini stia... Eh, in linea diretta con il eh, piede su, su, sulla linea, mm. e quindi la palla sicuramente è, è dentro. Perché se la palla era fuori, sicuramente vedi se tu vedi la, la parte del palo, vedi sì. è, è di, il piede. È, io, è di io Presidente, avevo la sensazione che la palla fosse uscita. Ma vedendo questa foto, sono pronto a tornare indietro. Io quando a fine partita. Eh, ho parlato col commissario e gli ho detto che eh, a me piace eh, perdere eh, sul campo meritatamente, eh, permettere di poter eh, eh, non dire niente di fronte a certi errori e quindi un gol validissimo, andavamo sul 3-3, quasi pure che dopo ai rigori noi li perdevamo o rivincevamo. però... Um, andavamo sul 3-3 ed era più giusto e quindi andare alla fine e, e, e giocarci la finale ai rigori perché tutte le, eh, certo. le squadre hanno fatto tutti e alla fine la vittoria o la sconfitta sì. tramite i rigori. È vero, questo è vero. Comunque l'Odan Alteramo che nonostante sotto 10 minuti alla fine di due gol ha saputo lottare, e riaprire la gara e sfiorare il 3-3, se non addirittura realizzarlo. Però è il momento di parlare di futuro, tante le questioni aperte che vogliamo toccare con il Presidente Campitelli, lega pro, eh, lo stadio e la parte eh, tecnica, quindi la squadra e in primis l'allenatore intanto eh, presidente cosa possiamo dire c'è anche so, il direttore sportivo penso che marcello di giuseppe comunque sia uno dei tasselli da cui ripartire eh, in maniera eh, assoluta e senza discussioni sì. più volte avete elogiato pubblicamente l'operato di marcello di giuseppe ma io credo che noi abbiamo elogiato tutti da marcello al direttore generale al tutto il marketing all'allenatore stesso quindi eh, questo è un gruppo che rimarrà anche l'anno prossimo tutto, eh, non ci saranno cambiamenti di nessun genere e credo che... Quindi eh, anche Cappellacci? Ma sicuramente, cioè io con Cappellacci avevo già parlato eh, dieci giorni fa eh, e quindi abbiamo già delineato un po' tutto quindi il suo compenso la durata del contratto quindi non, nessun tipo di problema in una puntata recente di Taramo Channel il presidente Campitelli disse Cappellacci resta io sono disposto anche a offrirgli di più ma deve fare soltanto l'allenatore questa era diciamo la condizione principale eh, l'allenatore lui lo sa fare quindi ognuno nella, nelle mie aziende ognuno al posto suo e così alteramo, c'è un direttore generale, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore che insieme al direttore sportivo dialogheranno e si vedrà di fare una squadra molto giovane. E eh, anche competitiva, quindi questo è il nostro obiettivo per il prossimo anno. Che cappella ci ha trovato in questo momento di confronto? Perché è vero che si parla durante la stagione, si pongono un po' le basi per la permanenza. Però poi arriva un momento in cui si stacca la spina, ci si siede e si parla seriamente di futuro per eh, diciamo così ufficializzare la prosecuzione del rapporto che allenatore ha visto come lo ha trovato cappellacci dopo questa stagione comunque anche logorante perché le pressioni comunque ci sono per arrivare al risultato finale ho visto un cappellacci innanzitutto è una persona molto buona eh, forse eh, molte volte sembra eh, dall'esterno un, eh, una persona un po' che si chiude a riccio però poi trattandoci è una persona eh, corretta, sincera, leale e questi sono i suoi pregi eh, e quindi l'ho trovato nell'ultimo periodo, forse voleva staccare un attimino anche lui eh, perché dopo un anno così esaltante, a prescindere che abbiamo vinto per, per un punto, però sì. credo che la squadra si sia rilassata tanto dopo che stava a 12 punti di vantaggio sulla seconda, eh, però ho visto un cappellacci. <coughs> Ehm, anche con la voglia di vincere questo scudetto, eh, vuole rimanere a Teramo. È stato felice di, che io gli ho proposto eh, di rimanere a Teramo, eh, molto contento. Sicuramente si cercherà di costruire una squadra eh, giovane, una squadra che insieme a lui può crescere tanto perché lui è uno. Capace di insegnare calcio quindi credo che il più bel calcio della, della stagione sia stato del teramo. Assolutamente Abbia fatto il teramo senza macchina teramo, da gol numeri, numeri stratosferici. Però eh, il presidente era circolato. Circola tuttora il nome di Vivarini per la panchina del Teramo Vivarini neppure lo conosco. L'allenatore del Teramo per il prossimo anno è Roberto Cappellacci quindi eh, non ci sono nessun tipo di problema. Ci vedremo. Eh, credo in settimana per, un primo, eh, per una prima chiacchierata tecnica per vedere eh, chi resta, chi non resta, se eh, ci sarà una, sola, una C unica, se ci saranno due gironi, una di C2, una di C1, quindi dipenderà molto. Quindi muoversi oggi anche per noi è, è difficile, sia nelle riconferme dei calciatori sia nell'allestire. Eh, la scuola per... giusta per poter competere. Però Cappellacci si è congedato in questa partita con il Venezia facendo un attacco un po' particolare perché eh. noi ci aspettavamo, non so, i vari Petrella, Masini o Arcamone o Iazzetta che stava chiudendo bene la stagione. Lui ci ha sorpreso con questo tridente, ha inserito Saraceno, ha inserito la boragine. Ascoltiamo questa intervista di Cappellacci dove trattiamo. E questo aspetto e lui risponderà con una, penso, una battuta e poi parliamo anche del futuro, parliamo anche della stagione. Ascoltiamo questa intervista a Roberto Cappellacci subito dopo Venezia Teramo. Mister, prima di fare considerazioni più generiche, come mai questo attacco oggi con Saraceno e la Boragine o Borrelli e Bucchi? Un attacco un po' anomalo. Come al solito, purtroppo il presidente ha di questi cambiamenti, io faccio quello che dice lui, quindi... Ha deciso così e così abbiamo fatto. Senta, mister, però è stata una partita che nel momento migliore il Teramo ha perso perché era il momento in cui la squadra stava producendo lì davanti. Sì, perché nel primo tempo è stata una partita equilibrata, però loro erano più frizzanti. A parte che loro è una squadra di gamba, di, di, di qualità, di, di corsa e, e quindi è una squadra molto forte. Quindi abbiamo fatto qualcosa di buono noi, ma insomma, la, loro, la loro forza l'abbiamo subita un pochino eh, controvento, nel senso che poi nel secondo tempo forse agevolati dal vento a, a nostro favore avevamo preso qualche metro e sembrava che in quel momento se avessimo azzeccato la giocata giusta potevamo anche andare in vantaggio. Invece poi abbiamo subito il gol con questo rigore che magari ecco, dubbio. Ma adesso dubbio non dubbio, l'arbitro l'ha dato, quindi prendiamone atto, eh, insomma eh, lì non è che ci siamo innervositi, però è chiaro che non ci aspettavamo quello svantaggio a quel punto della partita. Eh. Siamo stati polli a prendere il secondo gol perché <coughs> abbiamo fatto un errore sul, su SUC. Sì, dopodiché, insomma, la partita si è appesa. quindi Era difficile poi ritrovare il gol contro una squadra così forte. L'abbiamo trovato e abbiamo, avuto, insomma, abbiamo rinvigorito un po' la speranza di poterla pareggiare, ma, ma non ce l'abbiamo fatta. Quindi, onore a una squadra forte come il Venezia. Stagione comunque assolutamente, non solo soddisfacente, ottima. Sì, infatti questo noi non lo dimentichiamo, al di là che oggi ci può essere un po' di amarezza, perché magari, insomma dai, alla fine arrivando qui, al di là dello scudetto sul petto, così, ma la soddisfazione di poter essere noi migliori, eh, cioè, volevamo togliercela, eh, però abbiamo trovato una squadra più brava di noi o comunque altrettanto brava eh, e questo però nulla toglie al, ai, ai valori. O al merito di questa squadra che quest'anno ha fatto un campionato importante, che probabilmente è stato solo sporcato nella parte finale con qualche risultato negativo, ma che comunque è stato condotto dall'inizio alla fine con, con qualità e con, e con forza anche. E questa poteva essere la ciliegina sulla torta, non, non l'abbiamo avuta perché probabilmente non ce la siamo meritata. E, e quindi insomma adesso pensiamo al prossimo anno. Il presidente dice che manca poco la firma di Cappellacci. Ah, noi noi siamo col Presidente si è già parlato ma anche da tempo quindi non, non c'è nessun tipo di problema, abbiamo detto di, di stare tranquilli, di finire il campionato prima e poi la pool Scudetto e quindi adesso ci sarà tempo per, per, per organizzarsi e, per, e perché io rimango a Terra come voglio io, come vuole il Presidente, quindi i problemi non ce ne sono, però anche evitare di parlarne sarebbe anche meglio perché sennò sembra che cioè, bisognerebbe parlare di altro. Ecco, dai. Insomma, un cappellacci veramente a tutto campo, Presidente, ma eh, ha dato la formazione a cappellacci ordinando quell'attacco? Ma ah, mi fa piacere che cappellacci dica queste cose, mm. però se faceva la mia formazione vinceva, vinceva ah. la Scudetto purtroppo, <ride> e quella l'ha fatta lui e credo che eh, ha fatto un errorino, dai, ci può stare e lo perdono senza problemi, ma Bene. sicuramente eh, ha voluto un po'... Ehm, dare, gratificare qual gratificare qual qualcuno, io avrei pensato a vincere, però oh, è giusto anche così. Perché gli allenatori fanno gli allenatori, i presidenti fanno i presidenti, però non era la mia formazione, ci tengo a dirlo <ride> eh, perché eh, fa che mi devo prendere io le colpe di, di quella formazione. Penso che eh, io purtroppo anche per delle amichevoli non mi piace perdere, quindi figuriamoci se. È famoso il fatto che il presidente ha calciato un allenatore ai tempi del Beh, Canzano. Avrei fatto <ride> eh, giocare giocatori che non hanno mai giocato, però, giustamente l'allenatore che sta con un gruppo di persone un anno, eh, giustamente serve anche molte volte gratificarlo. E quindi, da questo lato, Vabbè, allora per chiudere l'argomento allenatore, è possibile stabilire quando arriverà la firma e quindi quando comunicherete ufficialmente. Va ah, bene che c'è la parola del la Presidente, firma, eccetera. Allora la firma per me, la mia parola vale la firma, quindi credo eh, che anche per lui sia la stessa cosa. Eh, credo che eh, o questa o l'inizio della prossima settimana o faremo una conferenza oppure si annuncerà senza nessun problema. Sì. Eh, allenatore del prossimo anno del Teramo è Roberto Cappellacci. Bene senza nessun problema Allora ricordo ancora il numero di telefono cambiato rispetto agli altri martedì per mandare gli sms 342 530 4879 come vedete in sovrimpressione però Presidente vogliamo vedere le prime sollecitazioni che ci arrivano da casa io direi di ehm, chiedere a Marco Pediconi che con Claudio Di Giacomo e Gianluca Iazzoni dirige tecnicamente questo numero speciale da Teramo di Teramo Channel l'ultima puntata con il Presidente Luciano Campitelli, vediamo quali sono i primi messaggi che ci arrivano, li leggiamo insieme. Sant'Egidio bianco-rossa, sì è vero, a Sant'Egidio tanti fanno il tifo per il Teramo, perché è la nostra grande provincia ed io ne sono orgoglioso. Questo è un messaggio che ci fa onore, eh, perché siamo a due passi. Mm. Eh, ho sperato che la Sant'Egidie si salvasse, lo dico onestamente, fino alla fine, e mi è dispiaciuto molto perché... Eh, credo che San Degidio ci abbia insegnato a fare calcio. Eh, da San Degidio abbiamo preso fior di giocatori e fior di allenatori. Cioè. e credo che, spero che quando prima. Eh, riving il campionato e torna nel, nel girone che gli compete. Bello perché spesso c'è stato molto campanilismo tra le parti, a Sant'Egidio sentono uh, questa rivalità col Termo, ma evidentemente ci sono anche persone che riescono a mettere da parte questi sentimenti perché riconoscono che comunque c'è una squadra che rappresenta anche un territorio più ampio. Che è quel, rispetto al Comune di Teramo che è appunto eh, il territorio della eh, provincia quindi questo è un aspetto e che ci fa per qualsiasi cosa a livello tecnico o meno se ci, ci, sono, ci si può essere anche degli scambi di natura una collaborazione tecnica eh, sì, tecnica, noi ci stiamo, ci saremo sempre, loro lo sanno senza Beh. nessun problema vediamo il prossimo messaggio che ci arriva è una vergogna per seguire il Teramo in semi e in finale. Abbiamo dovuto ascoltare su internet una radio di Salerno e una veneziana TV e radio di Teramo assente. Ma eh, eh, questo A allora, parte non lo so. che c'era lo, lo streaming sicuramente sul sito del Teramo Calcio, eh, ci sono altri siti che fanno il live match, non ci sono radio, ma bisogna anche capire che era un appuntamento. Eh, particolare fatto a molti chilometri di distanza e per molte realtà può essere un problema seguire logisticamente queste trasferte. Noi comunque ci eravamo, abbiamo proposto in la partita, ma quasi in temporale abbiamo mandato anche le immagini, la sera ad esempio di eh, fair play e giovedì abbiamo mandato le immagini della partita tra Salerno e Teramo. Nel nostro notiziario sabato subito le immagini della partita tra Venezia e Teramo. Però, insomma, quest'anno presente abbiamo dato anche un segnale importante come emittente TV perché abbiamo trasmesso alcune dirette che hanno anche portato fortuna alla squadra. Ricordiamo, è stato uno sforzo un po' di tutto il gruppo. Teramo San Nicolò, teramo Jesina. Eh, speriamo che il prossimo anno ne possiamo trasmettere di più. Perché, specialmente quando si gioca fuori casa, perché credo che eh, i nostri tifosi che non ci seguono possano gustarsi le nostre partite e fare il tifo per noi. Ecco, poi noi chiaramente rispondiamo per noi, non possiamo rispondere chiaramente per altre testate. Prossimo messaggio, vediamo un po'. Grazie di vero cuore società e giocatori, orgoglioso di voi, un abbraccio Mauro. Grazie Mauro. Grazie. Messaggio, il prossimo. Torna Cascone e chi resta tra i big della squadra? Oh, e ora cominciamo ad entrare un po' nell'ambito del mercato. Il nome di Cascone credo, Presidente, è circolato spesso nelle ultime settimane. Con Cascone, abbiamo già parlato. Lui non, non tornerà a Teramo. Eh, chi resta o chi non resta, eh, bisogna eh, valutare la categoria in cui noi andremo a giocare. Quindi. Oggi è prematuro dirlo, sicuramente noi già abbiamo le nostre idee e credo che eh, non sarà come gli altri anni di questa squadra, ne rimarranno... Eh, Parecchi, non diciamo 7-8 rimarranno di sicuro. Non so. eh, Cascone, posso chiedere, Presidente, cioè, come mai eh, non, è una scelta vostra? È una scelta sua mm. di non tornare? Non vi siete trovati? Diciamo che oggi lui farà C1, noi mm. non ci po possiamo permettere di eh, prendere ingaggi elevatissimi mm. eh, e quindi noi troveremo calciatori bravi eh, che hanno voglia di mettersi in mostra che hanno bava i denti eh, quello è per noi il primo obiettivo oh, eh, il Pescara ci insegna che con un branco di ragazzi eh, hanno vinto e bravi. il campionato il Chieti ci insegna che eh, con un branco di ragazzi ma veramente ragazzi perché nessuno poteva aspettarsi che il Chieti potesse arrivare a quei livelli eh, anzi, io pensavo veramente che neppure si salvavano perché ho visto una squadra veramente giovane con poca esperienza. Mentre se si trovano dei ragazzi bravi che vogliono seguire gli allenatori, eh, alla fine, come tu ben vedi, mm. eh, squadre meno giovani alla fine hanno dei cali. Sì. Eh, le squadre molto giovani alla fine volano e quindi eh, perché c'è l'energia dei bravo. giovani. Se poi pensiamo a Lanciano, che sicuramente. Andrà in serie B, eh, ti rendi conto eh, di cosa stiamo parlando quando noi abbiamo fatto un'amichevole con Lanciano qui in casa sì. e, e ho visto una squadra molto adagiata. Poi hanno preso 8-9 ragazzi è giovanissimi, bello, e quella bello. squadra ha volato, Pavoletti, eh, eccetera. E quindi oggi il futuro è quello, è anche quello. Non, non L'altro giorno ho avuto un incontro. Loro bisogna puntare solo esclusivamente sui giovani. Noi faremo una squadra assortita con una base eh, di persone non eh, vecchie perché io voglio giovani sempre anche se eh, possono avere 26-27 anni eh, e poi ci saranno tanti tanti ragazzi eh, bravi. Eh, prima di vedere il prossimo messaggio una notazione tornando al mister eh, Cappellacci sarebbe il primo allenatore. Che chiude una stagione a terra o la riapre? Speriamo che eh, è la prima volta. Sì. Sai, noi siamo scaramantici. Io sono scaramantico, e, mm. e, però penso che eh, la bravura di Cappellacci eh, non ci sia scaramanzie che possa non fare bene. Cappellacci, credo che il prossimo anno farà credo meglio di quest'anno perché eh, è un insegnante, un bravo insegnante. Eh, Molto meglio di quest'anno vuol dire che ci sarà un'altra promozione meglio di quest'anno perché noi l'anno prossimo dobbiamo pensare a fare un campionato innanzitutto eh, di salvezza dopodiché dobbiamo pensare molto al bilancio perché non voglio assolutamente vedere che un Teramo venga penalizzato perché non ha pagato i contributi perché Vabbè. quello dovrà essere eh, la prima cosa come noi vediamo il Celano è stato retrocesso ma io non ho mai sentito che il Celano non ha pagato il contributo, perché non, non ha avuto penalizzazione, quindi quelle sono le società giuste che fanno crescere eh, la correttezza, che quella è una correttezza di vita, perché oggi può darsi che si prendono tanti punti, non si pagano i contributi e poi quei punti presi eh, aiutano poi a salvarsi. Io la penso in un modo corretto, noi faremo un campionato. Eh, degno del nome che porta il Teramo, sarà il primo anno, sarà la prima esperienza. Eh, questo voglio far crescere ancora di più il gruppo. Cioè. Questo gruppo dovrà poi eh, cimentarsi a poter fare un programma a medio e lungo termine. Prossimo messaggio con l'aiuto sempre della nostra regia volevo sapere qualcosa sulla campagna abbonamenti sei un grande presidente da Stefano e la piccola Anastasia ciao a Stefano e ciao ad Anastasia, ciao Anastasia eh, diciamo che noi credo tra lunedì e martedì sarà una conferenza stampa dove si annuncerà eh, la campagna abbonamenti e il dottor Peroni ci illustrerà eh, cosa si farà quest'anno quindi sicuramente ci sono delle cose molto molto interessanti prossimo messaggio Grazie Presidente, nessuna domanda perché sono, sono convinto che fare ancora il meglio per il termo. Vincenzo. Eh, grazie Vincenzo e credo proprio che hai detto il giusto. Avanti. Presidente, portaci in B, se lo fa il Lanciano possiamo farlo anche noi. Che ne pensa Presidente? Oggi se si programma la B non ci si arriva sicuramente. Il Lanciano credo che come il Pescara ha fatto una squadra per salvarsi. E eh, proprio questo non pensare di eh, non arrivare sopra poi porta automaticamente a fare bene con un gruppo di giocatori, di giovanotti che corrono come Reiene Invece nei due anni precedenti eh, lanciano partito per fare grandi bravo, campionati a steccato. Con grossi nomi, con persone anziane. Eh, io in questi anni dovevo vincere per forza. Vincere per forza ci ha messo una un'ansia, ci ha messo una, uno stress che ognuno di noi in questo momento è terribilmente stanco e vorrebbe veramente staccare la spina perché mm. noi in questi anni con eh, solo eh, un solo obiettivo, vincere e non è facile, quindi stare quasi sempre primi in classifica, sì. cioè stare primi alla fine logra ci si logora eh, noi sì. dal prossimo anno avremo altre vedute e quindi voglio eh, sperimentare anche questo altro modo di fare che cosa ci porterà. Quindi io credo molto in un gruppo molto giovane. Presidente, abbiamo visto le avversarie di quest'anno che ora non competono più al Termo, ma l'Ancona riparte da Gentilini, la Samba è uscita. Ehm, domenica i rigori con il Legnago in una partita eh, particolare. Insomma, sarà dura per loro uscire da queste sabbie mobili della serie D come lo stato per il Teramo. Io credo che più passa il tempo e più sarà dura mm, perché noi siamo stati bravi a uscire molto presto perché dopo qualche anno, se non esci, ti cominci anche a, a, a pesare. La cosa, perché la D veramente costa troppo. è Veramente troppo. Prossimo messaggio. Dico che si deve cambiare mentalità perché la Lega Pro è diversa e non si può sempre vincere. Il mister deve restare. Quindi lui dice quello che ho detto adesso, quindi lo condivido. Prossimo messaggio. Presidente, la prego, non faccia ribaltone. Abbiamo un gruppo fantastico. Qualche bel ritocco e si continuerà a vincere. Grazie di tutto. Ma io innanzitutto qui eh, non è che il Presidente fa la squadra, il Presidente... Allestisce con la volontà del direttore sportivo e dell'allenatore. Quindi, se questi ragazzi vorranno rimanere a Teramo, noi perché possono essere utili al Teramo, questo lo, lo sanno sia il DS che Cappellacci. Anche perché, Presidente, si parla sempre della società che deve tenere i giocatori, ma ricordiamoci che anche i giocatori poi eh, dicono la loro e eh, bisogna trovare l'accordo poi di tipo economico. e Quest'anno. Lo sappiamo, c'è l'Empals, c'è l'IRPEF, cioè non si scherza. Ma io credo che i giocatori che, che vengono qui per come si andava una volta noi all'estero per lavorare, quindi parlo un po' degli argentini, parlo un po' eh, di, queste, di questi ragazzi che, 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 non so, che non vivono in Italia e credo che loro conti poco la D. Eh, o la C2, quindi per loro conti molto eh, più che altro solo a livello economico. La stabilità. Sicuramente eh, noi oggi non, eh, quel tipo di, di, di ragionamento per noi finisce quest'anno, quindi il prossimo anno, oh, ripeto... Eh, quindi non ci saranno più gli argentini nel 2020? No, 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 non dico, mh, ci saranno però chi sposerà il progetto che viene in Italia per guadagnare X per poi... Tornare in Argentina sicuramente non sposerà un progetto di C2 perché si sa che in C2 gli stipendi vengono eh, dimezzati sì. eh, per le ragioni che noi sappiamo. Appena detto. Mm. Prossimo messaggio: Insomma, questo è anche un messaggio in diretto agli atleti. Se volete restare a Teramo. Dovete capire che ci sono certe situazioni da eh, tenere in considerazione. Buonasera, per fortuna siamo tornati nei professionisti, ce ne andiamo dai direttanti e lasciamo questa Lega che a partire da Ortolano sono loro i veri dilettanti. C'è una seconda parte, si sono trovati di colpo con tante realtà importanti, si sono visti i loro enormi limiti sia nell'organizzazione sia nella scelta degli arbitri. Presidente, facci sognare ancora il nostro amico e lo salutiamo, Javier. Ciao Xavier, io qui volevo rispondere a una cosa. Quando noi il primo anno mm. abbiamo fatto la promozione, sì. abbiamo subito critiche eh, paurose mm. un po' da, dalla Lega Qui Dilettanti, mm. io invece credo che ogni, eh, ogni anno che noi salivamo quel girone, quella categoria finiva perché finiva la visibilità che ha dato veramente il teramo e dobbiamo ringraziare. Il Teramo per questo perché ogni tanto mh, sicuramente non è stato bello né da parte dei tifosi né da parte nostra, sì. ma sicuramente ha creato un, una vivacità al pubblico dilettante. Eh, questa Bravo, questa nostra venuta in queste categorie che ha ridato anche lustro perché penso che i nostri tifosi siano divertiti lo stesso e hanno vissuto anche, e visto anche campi che forse non avevano mai visto e neppure pensavano di poterci mai andare. E comunque si è ricreata un'atmosfera anche vincente. Molto vincente ed il teramo è stato anche visto da tante realtà e, e qui sono oh, comparsi anche tanti tifosi che forse prima il teramo non lo vedevano proprio molto più lontano, quindi credo che anche questo sia stato positivo alla fine. Prossimo messaggio. Buonasera, sono la fidanzata di un tifoso di conseguenza, anch'io seguo le sorti del Teramo Calcio, vorrei fare i complimenti al super presidente per lo stile nel vestire, Bre Rotta, si firma così, se non eh, leggo male, eh, presidente, col colpisce eh, anche nel look, la devo ri ringraziare, <ride> quindi fidanzata di un tifoso, eh, speriamo che sia un tifoso appassionato del Teramo, che vada dentro e fuori, mi conosce eh, sicuramente, quindi... per vedere le partite del Teramo. Sì. Caro presidente, se le dico Vivarini cosa ci dice i veri tifosi? Io già chiesto. Io dico che noi abbiamo cappellacci, quindi Vivarini è, è un bravo allenatore, è un ma, bravo è allenatore, ma per allenare il Teramo dovrà aspettare ancora. <ride> Speriamo non qualche mese ma qualche anno, no, vuol dire che il cappellaccio avrà fatto uh, bene. Comunque salutiamo Vincenzo Vivarini che è un tecnico preparatissimo. Presidente, per fare la squadra aspetterete prima le decisioni della Lega sulle riforme o farete subito la squadra? Sei mitico, lo dice Ivano. Poi Ivano, noi dobbiamo aspettare prima eh, le riforme, perché altrimenti no. sbagliamo due volte. Però aspettare... presidente, che non c'è il rischio che queste riforme. O comunque che la strutturazione dei campionati avvenga troppo tardi, venga comunicata troppo tardi, c'è questo rischio? No, perché credo che noi eh, già ci muoveremo eh, per poi decidere chi o prendere da un cioè, creerete una base e poi eh, la sì. migliorerete in base alle situazioni che si imparano ma che aria tira? La, in squadra, Lega Pro? la squadra è fatta quindi non è un grosso problema noi <ride> li facciamo sempre un po' prima ma che aria tira Presidente in Lega Pro? visto che lei ci ha detto poco fa che ha avuto dei contatti che aria tira? Lega Pro tira l'aria che si faranno ancora due gironi di C2 mm. eh, e abbasseranno 7. Delle mh, squadre non, non si iscriveranno, eh, si ridurranno le squadre quindi quest'anno non, non rifaranno la riforma. Mi hanno detto a me, mm. eh, è chiaro che se dovesse esserci le di squadre eh... sicuramente. Però ci vogliono arrivare gratuitamente. Quindi mm. eh, se anche se devono fare due giorni da 16, faranno due giorni da 16. Bene, eh, a proposito Presidente, eh, di, visto che stiamo parlando di giocatori, c'è un nome che circola insistentemente per il mercato in uscita ed è Federico Serraiocco portiere del Teramo che ha vissuto una stagione particolare perché era un under 93 era un po' una sorta di incognita perché avere un giocatore così giovane in porta è comunque un rischio ha attraversato anche un momento particolarmente delicato, lo ha superato alla grande e ora addirittura pare essere uno degli uomini mercato in uscita del Teramo che c'è di vero circa gli interessamenti di club anche di A e di B nei confronti di Serraiocco Federico è un giocatore nostro tutti gli effetti perché quando si vince il campionato diciamo che eh, credo rimarrà con noi al 100%, lui deve fare ancora eh, un'esperienza eh, in eh, Lega Pro, dopodiché credo che lui farà il portiere perché ha fisico e poi è uno che glielo dico più di una volta, tu non, eh, la tua testa non è la testa, ma non è che glielo dico perché non ha la testa, perché... Eh, lui se fa una paparetta, mm. purtroppo non ci pensa la domenica successiva mentre tanti si fanno i tabù e hanno paura di ripoterla rifare. Lui, dopo uh, quel piccolo infortunio grande infortunio che ha avuto, lui da lì è diventato forse il portiere che noi ci aspettavamo. Anche con il Venezia, ha fatto un paio di interventi. Anche con il Serraio, che è una sicurezza. Bene, uh, prossimo messaggio lo leggiamo insieme. Presidente, grazie per questa stagione meravigliosa. La questione stadio, a che punto è? Questo era l'argomento che stavamo per tirare fuori. E quanti giocatori di questa stagione rimarranno l'anno prossimo? Presidente, abbiamo più o meno risposto alla seconda parte di questo messaggio. Sulla prima parte, visto che ora questo spettatore ci aiuta, eh, cosa possiamo dire allora sulla questione stadio, di cui tanto si è parlato negli allora, ultimi la, mesi? La questione stadio, noi credo che giovedì alle 11 il sindaco... Eh, organizzerà una conferenza stampa con eh, i due attori, eh, il dottor Santa e il signor Campitelli, insieme al sindaco. Lì in, quel, in quella sede si parlerà dello stadio, si parlerà eh, della questione stadio, ma anche questa volta voglio dire che eh, il presidente Campitelli, come sempre... Santa pazienza. Eh, Credo che vuole tanto bene ai tifosi del Terra. E non vogliamo anticipare nulla assolutamente anche per correttezza, no, assolutamente no. non anticipiamo nulla, ma possiamo dire che comunque una, almeno temporaneamente si è trovata una soluzione che può dare un briciolo di sollievo e comunque vi permetterà di programmare per il futuro. Che poi era questo l'ostacolo principale, cioè non avere certezze nella programmazione futura. Voi con questo passaggio. Avete la possibilità di programmare? Noi giovedì ne parleremo alle 11, quindi eh, credo che parliamo di altro perché di stadio veramente ne abbiamo parlato fin troppo e, e ci mi sta veramente punto... sullo stomaco, non ne voglio proprio parlare in modo in assoluto. Va bene, allora prossimo messaggio che andiamo a leggere. Caro Presidente, ha visto l'importanza di chiamarsi Venezia? Ci dobbiamo riabituare a questo E lei con la sua bravura dovrà ovviare alle ingiustizie che subiremo inevitabilmente Come? Facendo uno squadrone più forte di tutte le schifezze che si fanno in Lega Pro Sono fiduciosissimo in lei Faremo uno squadrone È dura fare uno squadrone Presidente Noi lo faremo ma lo faremo come diciamo noi, giovane e con degli obiettivi ben precisi. Playoff? No, 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 no. Non parlo di playoff, io credo che noi dobbiamo iniziare un, un discorso di mettere eh, le basi e mettere i primi tasselli per poi costruire qualcosa di importante, perché se noi pensiamo che poi ogni anno si possono cambiare come ho fatto in questi anni eh, 22 giocatori, credo che è improponibile. È improponibile. Noi quest'anno per la prima volta inizieremo a costruire il nostro mosaico, che sarà un mosaico eh, come vogliamo fare noi, ma la squadra, ripeto, in linea di massima noi ce l'abbiamo già in testa, però oh, dobbiamo aspettare solo eh, che ci dicano dove. Eh, ci eh, spostano eh, sono stati avviati Presidente dei contatti con squadre professionistiche di alto livello, serie A, serie B proprio nell'ottica di una collaborazione per avere dei giovani interessanti che possono essere un po' la base Vabbè, col Pescara è noto che c'è un rapporto anche privilegiato eh, tra il Presidente Campitelli e il Presidente Sebastiani che ad esempio ha prodotto l'approdo di eh, Mirko Petrella ci sono altre situazioni? ma io voglio ringraziare qui pubblicamente eh, il presidente Sebastiani che mi ha telefonato, eh, noi abbiamo giocato al, al campo in allenamento venerdì scorso e mi ha detto vedi cosa ti serve sbrigati mm. e questo per me è, è veramente una cosa molto importante perché, perché l'uomo Sebastiano, gli amici tutta la società del Pescara, eh, è la giusta collaborazione che noi qui in Abruzzo dobbiamo tra di noi innanzitutto non farci la guerra ma aiutarci perché possiamo far crescere tanti ragazzi come stiamo facendo con, con eh, Petrella, perché Petrella è cresciuto e Petrella il prossimo anno resterà ancora con noi in modo che spero che in futuro possa giocare eh, in Serie A col Pescara ma glielo auguro con tutto il cuore. E così sì, sì, la crescita dovrà essere fatta. Bene, bene, è stato anche bello che il Presidente del Pescara abbia eh, contattato eh, il Presidente Campitelli, comunque la Teramo Calcio, per dimostrare eh. apertura, per proseguire questa proficua collaborazione. Abbiamo tantissimi messaggi, vi ringraziamo, allora dobbiamo correre perché li vogliamo leggere tutti. Ma la lotteria che fine ha fatto? Dove si controllano i biglietti? Sul sito. Sul sito della Teramo Calcio chiedo conferma, ma tra l'altro già tempestivamente eh, la ehm, Teramo Calcio aveva provveduto a eh, scrivere i, i numeri dei biglietti vincenti sul sito, quindi basta andare sul sito, tornare un po' indietro, fare una ricerca e lì sono scritti i tre. Eh, su, sulle news eh, ci comunica dal dietro le quinte eh, l'avvocato eh, Sorgentone quindi sul sito eh, www.teramocalcio.net trovate eh, i numeri vincenti della lotteria grande Teramo bella bellissima squadra peccato la sconfitta di sabato e forza Teramo peccato per la sconfitta di sabato sì. l'ha fatta Cappellacci la formazione beh, eh, <ride> beh. ognuno si prende il suo <ride> ti ringraziamo per aver salvato il Teramo non ci è piaciuto per come hai trattato Cifaldi e Valbruni Teramani Doc se ben ricordiamo lei disse che puntava alla teramanità, ancora non vediamo un teramano in campo, medita, medita. Presidente. Ma io di teramani, parliamo di teramo-teramo-città, oggi se parliamo di teramo-provincia... Cappellacci. Credo che, che oggi Cappellacci abbia vinto un campionato Mi Di dispiace solo per Cifaldi che è, è lì, mi sono assunto le mie responsabilità Valbruni ha vinto un campionato meritatamente Ho grandi rapporti con Valbruna, con Cifaldi e con Cappellacci Di calciatori cosa posso dire? Avevo preso Scartozzi eh, con tanta voglia, con tanto amore eh, le porte sono sempre aperte che non porto rancori mai a nessuno e alla fine anche lui ha fatto altre scelte ma non per volontà della Teramo Calcio quindi, poi Scartozzi altri, non se ne parla più? Altri, ma o... Io Scartozzi lo stimo reputo che sia un grande calciatore quindi eh, noi ci stiamo sempre una per porticina sempre. no, non è una porticina la porta per Scartozzi è sempre spalancata ah Beh Questo è interessante questo uh, passaggio, eh, mh, poi mh, è vero sul campo però a livello dirigenziale Marcello Di Giuseppe della provincia di Teramo, Massimo D'Aprile e Teramano Doc, Cappellacci. Questa società così Teramano non c'è mai stata, ma questo non lo voglio dire ma penso che siamo tutti, tutti del territorio. Proprio del territorio. Eh, lo, eh, lo stesso dottor Peroni che lui è di Ascoli ma vive eh. <ride> eh, a Garrufo perché è la moglie di Garrufo quindi Teramana Doc anche lei. Benissimo prossimo messaggio grazie di esistere presidente il tuo amore per il Teramo è commovente ci riempie il cuore sei un grande saluti Mauro. Grazie Mauro grazie. Prossimo Grande Presidente, grazie di tutto. I tuoi tifosi ti amano. Con te voleremo in alto. Forza Teramo. Fino alla fine ci scrive Fabio da Contrada Specola. Grazie, Fabio. Grande Presidente, sei il numero uno come te. Nessuno mai. Beh, a livello di vittorie, eh, ecco perché quella <ride> fa quella famosa, quel famoso scudetto ci tenevo tantissimo. Perché a livello di vittorie. Eh, credo che eh, sono ho battuto, ho battuto un po' tutti i record, però ci stava proprio bene la ciliegina eh, sulla torta. Due abruzzesi, il, ehm, la Provasto nel 2009 e dieci anni prima il Lanciano sì. sono le uniche due abruzzesi che sì. avevano conquistato questo titolo. Avanti, vediamo un po'. Masini resta al Teramo e qui ci agganciamo al discorso fatto prima Masini resta al Teramo io Masini a me piace tantissimo mm. credo che piaccia un po' a tutti ma vale il discorso di quello che Masini vorrà guadagnare la prossima stagione eh, solo da quello perché purtroppo oggi può sì che Masini abbia tante sirene in D non mm. in C perché oggi i soldi non si guadagnano in C ma si guadagnano in D. Eh, per, ci sono tanti perché esempi eh, di calciatori sì. che giocano Quindi in D. Quindi, se Masini eh, avrà mm. il giusto, e eh, il giusto non dico niente, ma il giusto, credo che Masini sia uno che il Teramo, prima di mandarlo via, ci, ci, ci ripenserà tanto. Bucchi? Stessa cosa vale per Bucchi. Stesso discorso. Sì. Prossimo messaggio sono favorevolissimo alla riconferma di Cappellacci però avrei tanto voluto chiedergli perché Saraceno in finale scudetto eh, l'abbiamo chiesto <ride> anche noi perché Cagnan non Ciampi perché non Iazzetta perché non Cappa perché Masini fuori perché Petrella fuori perché Arcamone è dimenticato insomma mister perché non vediamo se riusciamo a finire di leggere anche se il senso lo abbiamo capito perché non hai voluto vincere lo scudetto. Che, <ride> che l'ha scritto il, pres il no, presidente? Che, che, che mitico, <ride> che mitico che ha scritto questo. <ride> ma io tutti questi perché non glieli ho detti, ma lui li ha capiti che forse eh, gli avrei dovuto chiedere, ma io penso che ogni tanto eh, una partita si può anche eh, giocare così, però sono d'accordo con il. Allora, io penso che il K ha giocato molto bene col Salerno. Ma eh, Serraiocco meritasse questa vetrina dopo l'infortunio, dopo aver giocato questa stagione. E Cani perché Ciampi aveva steccato il secondo tempo con il Salerno. Iazzetta ci poteva stare per turnover perché comunque ha giocato poco ed era stanco per i 90 minuti. Però io penso insomma, una cosa: che lui eh, voleva, voleva sicuramente. Eh, far giocare questi giocatori dopo e pensava forse che il Venezia era un po' meno forte, non lo so, non so Venezia che... ha messo la formazione tipo eh. mm. ha messo Zubin, ha messo Riveira, eh... ha messo Lauria l'ha messi tutti eh. però non possiamo dire niente a Cappellacci ci ha, ha fatto vincere un campionato e quindi lo perdoniamo di tutto il prossimo anno sicuramente certe finali eh, si deve devono giocare, giocare come... per vincere si deve giocare avanti con il prossimo Grande Campitelli sei mitico, sei unico. Quanti complimenti. Spero <ride> che questi complimenti ci saranno anche quando. Oh, perché, <ride> andranno... perché tifosi bisogna essere sempre. Perché mm. oggi, come io non mi esalto, eh, non mi abbatterò poi quando, quando presenti il tifoso morale. Bene. Ma è così. Io sono io il primo tifoso. Il problema mio qual è? Mm. Che sono il primo tifoso. Quindi se secondo me. Eh, un mio collaboratore, eh, secondo me un mio collaboratore, un mio allenatore, un mio direttore sportivo generale, mm. eh, io oh, non posso non dirgli il mio pensiero perché sì. eh, nella vita la, la verità è una, è, è una crescita per tutti, quindi non penso che non dire... Ehm, Ma qui forse il riferimento Presidente un altro, cioè che l'anno prossimo arriverà qualche sconfitta in più, non si starà magari in testa dall'inizio alla fine del campionato, quindi potrà arrivare qualche contestazione. Forse si dice quello, cioè è pronto il Presidente, è pronta questa società anche a ricevere delle come no, come critiche. No, come no, come no, come no. Come. Allora, abbiamo questo messaggio lunghissimo. Volevo chiedere al Presidente se per il prossimo anno, per portare più gente allo stadio e per fare anche più abbonamenti, non si possa fare della pubblicità anche in provincia, nei centri più grandi Ehm, vicino al capoluogo, dove c'è molta gente che tifa Teramo e che potrebbe essere invogliata a venire allo stadio, come è successo nelle partite di cartello dello scorso campionato, vedi Teramo Sam? Sollecitazione che giriamo dietro le quinte anche ad Alessio Peroni, che Beh, ci ascolta. qua ci deve pensare Alessio Peroni perché il suo compito, il suo mestiere è sicuramente. però eh... è una sollecitazione interessante, ma noi già ci stiamo pensando perché credo che oggi. Eh, Teramo come Pescara per tutta l'Abruzzo, sì. credo che Teramo per tutta la provincia di Teramo Vero. debba essere da punto di riferimento un po' per tutti, tutte le squadre e per tutti i tifosi. Bene, quindi accogliamo questa indicazione di, da parte dell'amico tifoso che ci ha scritto il messaggio. L'Abruzzo è solo Pescara, qui ci scrivono suppongo da eh, Pescara. S sicuramente eh, viva Pescara, però l'Abruzzo non è solo Pescara l'Abruzzo e tutta l'Abruzzo. Soprattutto quest'anno, Presidente. Eh, quest'anno dobbiamo dire brave, molto brave a tutte le squadre abruzzesi perché se noi vediamo il Pescara che vola in Serie A, mm. il eh, Lanciano che sta per arrivare in Serie B, il Chiedi che sta per arrivare in C1, il Teramo che è approdato tra i professionisti, credo che sia stato un anno fantastico per gli abruzzesi. È vero, l'anno proprio del rilancio del calcio abruzzese. Eh, prossimo messaggio. Abruzzo è solo Pescara, eh, l'abbiamo già letto, vediamo il prossimo. Preside, che fine faranno under del Teramo? Sei grande. Petrella abbiamo già detto che è eh, sostanzialmente confermato anche in virtù di questa partnership con il Pescara. Serraiocco abbiamo detto già eh, che eh, potrà fare un altro anno almeno a Teramo per crescere, per migliorarsi, anche se ha già tanto, suscitato tanto interesse presso squadre importanti. I vari, che ne so, Chauvet, eh, Tommaselli, De Fabritis, Ciampi, sono stati gli under che più hanno eh, giocato ah, quest'anno. Diciamo che di under qualcuno rimane sicuramente, quindi non tutti, però qualcuno, qualcuno rimane. Però sono valutazioni che ovviamente saranno fatte con sì, sì. Marcello Di Giuseppe e con Roberto Cappellacci nei prossimi giorni. Altro messaggio, contentissimi per la permanenza di Cappellacci, grande allenatore ma soprattutto uomo umile, orgogliosi. Sono d'accordo perché l'ho detto anche prima. Avanti. Attendiamo un altro messaggio, ce ne sono ancora tanti. Presidente, quando i suoi allenatori fanno le stupidaggini ti devi fare sentire anche a costo di farla tu la formazione cappellacci è bravo però io allo scudetto ci tenevo ma perché mi dici così cioè eh, fatti sentire che gli devi il coltello della eh, piaga cioè che gli devi spaccare la testa cioè farti sentire ma eh, noi facciamo i presidenti quindi uno può dire una cosa ma sono gli allenatori che si assumono le responsabilità nel bene e nel male quindi ero scritto ci tenevamo tutti ma credo che ci tenesse anche tanto Cappellacci Ma anche perché poi quando giochi con il Venezia ci tiene a maggior non è ragione non Cappellacci una ha voluto così. perdere una partita forse pensava che eh, quei ragazzi che, che hanno giocato potessero dare di più poi non è stato così non è stato così avanti Forza Teramo, faremo come il Pescara Gabriele Da Campri, ecco un altro esponente non di Teramo, ma della provincia di Teramo che accompagna i biancorossi. Grazie. A Grazie di cuore, Presidente. Potrebbe tornare Gambino. Ah, no, ti dico perché, perché l'anno scorso mi aveva promesso che restava a Teramo. Sì. Quindi Gambino è un bravo ragazzo, però non. Non mantiene le promesse. No, è così, è fatto così. <ride> cioè, io. Per è me, dico la parola è parola, quindi l'allenatore noi abbiamo parlato con 15 Camp giorni fa con Cappellacci, per me rimane Cappellacci mm. e a prescindere dal contratto no, se Gambino noi avevamo deciso che restava. restava e quindi poi siamo dovuti convegnarci si con il Bucchi, che dobbiamo ringraziare perché ha fatto veramente bene. Sì. E quindi è stata una veramente una sorpresa positivissima Bucchi di quest'anno, eh, anzi, poi da quella negatività, cioè aver perso all'improvviso Gambino, poi è stata trasformata in positività con l'arrivo di Signor bravo... Andrea Bucchi, che è un grandissimo per questa categoria. Sì, molto bravo. Prossimo messaggio, presidente riprenda Tommaso Marolda. Come terza punta, insieme a Masini e Bucchi, oh. <ride> noi come terza punta prenderemo i giovani. Quindi ci saranno... perché un attacco così costa, eh, ma eh, A da prescindere dal costo, però noi persone che eh, abbiamo Bucchi, Bucchi sicuramente faremo di tutto per tenerlo a terra, ma, eh, però poi ci vogliono i giovani. Prossimo messaggio. Perché non fare più di un pensierino per cercare di riportare a termo i vari Alfonso Pepe e Davide Salvatori, giocatori ormai di categoria oltre che Teramani? Grazie. Fabio, altri consigli di mercato? Oh, Fabio, io con uh, Alfonso Pepe eh, ho, ho cercato in tutti i modi due anni fa di portarlo a Teramo mm. eh, e non, non ci sono riuscito e questo mi è dispiaciuto tanto. Eh, sicuramente lui ha sposato il progetto di C. Però se credeva eh, nel nostro progetto oggi era il capitano del Teramo e io ero molto molto felice. Nella vita porta chiusa. Non si sa mai, no assolutamente no, perché io ai giovani non chiudo mai la porta, perché tutti noi possiamo sbagliare mm. e i giovani possono sbagliare, permettersi di sbagliare più di noi, quindi mm. mai chiudere una porta a un giovane, anche se eh, può sbagliare, può, perché i giovani con gli errori crescono come noi, ne abbiamo fatti tanti e col tempo si cresce. Salvatori? Salvatori non, non, non lo conosco, ne ho sentito parlare, sì. eh, qualcosa abbiamo parlato, però ancora niente di, 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 di definitivo. Bisogna dire che in quel reparto, Con quel termine, sta abbastanza sì. bene, sì. comunque a livello di eh, centrali. Eh, Vediamo il prossimo. Grande Presidente, dalle marche dicono che Bellucci viene a Teramo, sarà così? Ma io devo dire che se il DS porta Bellucci dobbiamo dire che è bravo, perché mm. è un giocatore di prospettiva, è un calciatore che due anni fa lo volevano squadre di Serie B, quindi se lo porta a Teramo porta un uh, giovane attaccante molto bravo che abbiamo visto sia qui a Teramo che eh, mi sembra che insomma sia una più che un'apertura eh, una, quasi una sorta di conferma vedremo prossimo messaggio presidente minimo i playoff minimo io come minimo dico che ci dobbiamo mettere in una zona tranquilla, poi tutto quello che verrà di più sarà, sarà ben visto da noi, però eh, il, minimo di il, il massimo di quest'anno dovrà essere quello. Poi tutto quello che verrà, io sarò il primo perché oramai vi conoscete, eh, mm. non mi piace perdere, quindi significa che eh, le squadre, la squadra ver, verrà allestita bene. Abbiamo ancora tantissimi messaggi Presidente, questa sera forse non ce la faremo. Eh, grande Presidente, continua così, una domanda, saranno riaperti i distinti l'anno prossimo? Ciao da Marco. Credo di no perché per la sicurezza il prossimo anno è anche dura, abbiamo un campo molto molto dispersivo, eh, molto bello però da un lato molto dispersivo, quindi... Cercheremo quanto più di riempire tutti gli spazi vuoti che abbiamo sia in tribuna che in curva. Prossimo messaggio. Presidente, riparti dallo zoccolo duro. Bucchi, Vitone, Speranza. Proprio la spina dorsale. Attaccante, sì. centrocampista e centrale. Sicuramente faremo di tutto per ripartire, Sono tre papabili, ripartire da questo zoccolo perché credo che Speranza... Eh, lo abbiamo visto tutti quanto è Gran forte. finale di campionato. Eh, Vitone, ma speranza, classe, eh. sì. che cosa diversa. Da... E Bucchi penso che in Serie C ci possa dare tante soddisfazioni. Potrebbe essere una macchina da gol assolutamente anche in Lega Pro. Vediamo il prossimo. Egno da Pescara in questo anno ho coronato un grande sogno, il Teramo in C alla grande e il Pescara in A. Forza Presidente, non molare mai questi messaggi oh, Egno, ci piacciono. Grande. Ti ringrazio di cuore perché eh, il tuo messaggio è un messaggio di stima eh, che io ho anche verso la, il tuo Pescara. Quindi grazie. Grazie. Dunque, a Ennio da Pescara. Masini e Bucchi restano e Petrella rinnova la sua permanenza a Teramo. Penso che abbiamo già risposto a tutto. Petrella, Petrella, rima sì. Petrella rimane a Teramo. Eh, Massini e Bucchi eh, dobbiamo bisogna parlare incontrarsi. Ecco, bravo. bisogna quindi. incontrarsi dal punto di vista economico ma noi l'avevamo già annunciato due mesi fa eh, in sostanza sono giocatori che poi per restare in Lega Pro sì il Teramo deve fare la sua parte ma anche i calciatori devono fare la loro parte perché si entra in un mondo diverso dove, dove ci sono altri meccanismi quindi vedremo se si adegueranno alla nuova situazione, quella appunto dei pro. Caro Presidente, quello che lei dice è giusto, prudenza, occhio al bilancio, eccetera, eccetera, ma io non ci credo perché lei è un vincente, lei continuerà a vincere e io sono felice, grazie di avermi ridato, gioia la domenica. Ringrazio. Eh... Io spero di cambiare perché se resto così, hai ragione tu, spero di, di cambiare perché eh, non posso vincere sempre. Quindi spero di, di prendere un altro tipo di atteggiamento altrimenti mi cacciano da casa. Ma per questo c'è Massimo D'Aprile, da Presidente, perché deve fare un po' da... Eh, devo dire che è un po' dirchiotto e questo è un bene <ride> per me perché altrimenti... <ride> eh, Mi avrebbe fatto fare pazienza, io l'ho messo apposta. Però, diciamo che anche è anche giusto, Presidente, avere un contraltare è così. È giustissimo perché altrimenti farei danni grossi. Ti dico, Beh. io non faccio il Presidente, sono tifoso e questo è un difetto, non è un pregio. Come Moratti, no? No, Moratti non ci voglio essere. Sbaglia troppo. <ride> sbaglia troppo. E poi, Campitelli finora ha vinto più campionati Beh. come media rispetto a Moratti. Presidente, ci faccia sognare, riprenda Simone Motta. Questo è un altro, abbiamo avuto anche è un vecchio, messaggio la scorsa settimana. È vecchio, quindi eh, noi se riprendiamo, bucchi eh, all'età giusta, eh, ma poi ci vuole, ci vuole ben altro. Avanti, quindi insomma, Motta è un po' troppo anziano sportivamente per rispondere al progetto Teramo. Presidente, spero che ha letto il libro di Montali che Le ho regalato per una squadra di professionisti ci vuole una società di professionisti. Un abbraccio, Federico. Grazie, Federico. L'ho letto più di una volta, quindi eh, mi hai fatto un bel regalo e ti ho ripensato tante volte. Bene, Federico, possiamo dire chi è, Federico? Un tifoso. Sì, sì, mi è un tifoso. Veramente. Prossimo messaggio. Caro Luciano, è stato molto gratificante per me conoscerti, grazie per tutto quello che, hai, che fai per eh, il Teramo, sei una bella persona, Fernando. Grazie. Prossimo messaggio, grazie a, a Fernando. Presidente, sei un mito, giovedì risolvi la questione stadio, ti prego, perché quando dici che vuoi mollare io non ci dormo la notte. Ma io se volessi mollare avrei già dovuto mollare da parecchio, mm. siccome in questo momento mh, il tempo che lavoro più in azienda è per il Teramo e quindi l'idea di mollare non, non, non ci passa minimamente nella mia testa. Eh, mi piace programmare, quindi dico lo, sullo stadio: bisogna trovare un giusto accordo, perché se no non si può lavorare. Quindi questo era il mio. Eh, input se poi non ci si riusciva o non ci si metteva d'accordo sicuramente non potevo andare di qua di là di su e di giù quindi eh, in modo in assoluto io ci sono non mollo cercherò di fare sempre il massimo e con la massima onestà comunque la formula più o meno è stata trovata l'alchimia giusta poi giovedì sarà eh, comunicato tutto attraverso questa conferenza stampa ehm, che sarà organizzata dal sindaco con i due attori principali, Luciano Campitelli e Sabatino Cantagalli. Vediamo, siamo addirittura d'arrivo. Presidente, fatti dare Verratti. Beh, il che teramo, mio. visto Verratti, ce l'ha: è un po' più attempato. però, Vitone è Vitone, bravo, bravo, dai. molto bravo. Prossimo messaggio: la prossima stagione di Teramo Channel la condurrai tu, Costantini. Magari insieme a Cori siete fantastici. Grazie, veramente grazie. Non so se il presidente si vuole sbilanciare, però insomma, non sono io che devo rispondere ma a questa domanda. Sicuramente Costantini sarà il conduttore, faremo un gran Teramo Channel, ci saranno delle novità, è eh, una trasmissione importante. Ma il prossimo anno per noi, come TV6, sarà l'anno dello sport perché noi investiremo, noi siamo targati come televisione sportiva quindi saremo sempre più attaccati e vicini allo sport, non solo il calcio, oh, ma bensì eh, tutte le realtà, tutti, le realtà principali sportive del nostro territorio. Comunque grazie al tifoso, un altro messaggio, per le giovanili ci vogliono istruttori validi, non gli improvvisati. Presidente. Io qui non sono colui che posso rispondere, sicuramente... Verranno, si farà una conferenza stampa dove si annunceranno anche lì delle novità e credo che il settore giovanile per noi dovrà essere un fiore all'occhiello e quindi non molliamo neppure quell'osso lì perché ci teniamo tantissimo ancora un altro messaggio mi dicono grazie presidente per tutto quello che fai forza Teramo Forza a voi, ringrazio tutti i tifosi, eh, tutto questo entusiasmo, questa forza, questa determinazione perché me la date voi, io oggi lavoro credo 17-18 ore al giorno eh, e quindi lavoro con entusiasmo, lavoro con voglia, eh, mi sono rimesso in gioco mh, perché... Eh, sono di prima persona che devo risolvere determinate situazioni, eh, spero che quest'anno gli sponsor ci ridiano fiducia, eh, spero che altri si avvicinino a noi, mm. eh, ma a prescindere dalla questione economica eh, io voglio disegnare anche piccoli mm. perché voglio che tutta l'imprenditorialità Diciamo, mh, del territorio. Del territorio e anche eh, fuori dal territorio che vogliono farsi notare all'interno eh, dello, dello stadio, all'interno eh, dei nostri sponsor che saranno eh, vicini al teramo, o credo che questo per me eh, e per loro dovrà essere un punto di inizio. Eh, anche con poco perché viviamo in un momento particolarmente difficile, ma molte volte basta la presenza per poter far sì che, eh, anziché uno sponsor, se ne trovano tre, per poter pareggiare quello di uno di qualche anno fa, per poter dare eh, a questa città, a questi tifosi e eh, a questi colori eh, anche mh, la giusta visibilità su tutto il territorio Presidente, noi siamo abbondantemente oltre il tempo massimo, però il tempo è davvero volato, non so se anche per lei, per quanto mi riguarda, il tempo è davvero eh, volato La novità del prossimo anno sarà che eh, si finirà alle 11 Lo, ve l'ho già detto, purtroppo eh, sarà così eh, perché eh, purtroppo Teramo Channel prossimo anno in serie C ci seguiranno ancora di più e quindi eh, tutti i nostri tifosi devono scriverci perché a me piace questo eh, perché voglio questo che è stato un successo di Channel, eh, Presidente. si risponda e si possa parlare con la gente ma spero di poter fare anche un programma eh, ancora più ricco ancora eh, per poter far sì che tutti i nostri tifosi e anche non mm. vedi mh, il signore di, di, di Pescara, Pescara, possa dialogare con noi e sapere anche qualcosa di, di nuovo e di diverso. Come ci salutiamo, Presidente? Qual è il, il, il saluto che possiamo dare in quest'ultimo appuntamento di Taramo Channel, l'ultimo appello che vogliamo lanciare ai tifosi che sono i nostri principali interlocutori? Che li ringrazio per questo anno meraviglioso, eh, perché credo che eh, nella nostra storia un anno così eh, spero possa riaccadere, ma sarà difficile perché eh, andiamo in categorie dove ci dobbiamo confrontare, come diceva il tifoso, con eh, squadre tipo il Venezia, eh. che poi alla fine eh, può darsi che l'arbitro il nome Conti e quindi dover combattere, però noi cercheremo di allestire una squadra eh, molto molto arrabbiata e mm. che prenda molto il mio carattere. Eh, e quindi, una squadra che chi sposa Teramo dovrà sudare eh, tanto e alla fine uscire eh, anche battuto, però stanco, e questo per me dovrà essere il messaggio per eh, tutti coloro che eh, la maglia del termo dovrà essere una maglia mh, che porti onore, che porti correttezza e che, che porti eh, veramente quella trasparenza e pulizia che oggi in questo mondo di calcio io non vedo. Una e e voglio dire prossimo. anche di più, su ogni contratto che farò sì. spero che possa mettere, mi diceva il dottor Sorgentone, una clausa dove tutti gli indagati mm. verranno pagati, eh, perché purtroppo questo è diventato un mondo di questo genere, verranno pagati solo, esclusivamente se non saranno... Eh, se saranno risulteranno puliti alla giustizia. Spero che nel Teramo non verrà mai, fatto, mai nessun indagato per questo tipo di, eh, di mondo, perché veramente non, poi il calcio non diventa più credibile. Io mi posso arrabbiare con l'arbitro, però credo che gli arbitri eh, lavorino in buona fede e così come i calciatori non credo mai eh, che possano esistere certe cose. Ma dopo che noi sentiamo che anche i giocatori di Serie A Guadagnano, quello Fior che guadagnano milioni. presidenti e tutto il resto, io credo che eh, o allenatori. Credo mm. che qui stiamo passando i limiti. E se una volta per tutti non si ripulisce il tutto. Eh, io, parlando in Lega, mi dice la Lega: mm. Scusa, presidente, ma oggi un dipendente, domenica, oggi un mm, sabato prima di, eh, Venezia di Venezia Teramo, sono stato invitato alla taverna del lupo mm. da tutta l'organizzazione della D e mi dicono, dice, ma, eh, dice Presidente, ma secondo te un dipendente quanto guadagna? Lei dice un'azienda, quanto guadagna? Ma io gli ho detto, un dipendente metti che guadagna 1200, 1300, 1500, 1400, mm. ok? E allora questo dovrà essere gli stipendi che devono pagare un calciatore, perché? oltretutto lavorano da 2 a 3 ore al giorno poi stanno a guardare il computer e a giocare con le playstation e tutto il resto quindi molte volte dipende anche dalla so dalle società non voler alzare eh, tanto i prezzi perché oggi non ce n'è più per nessuno quindi oggi eh, bisogna tornare in una normalità perché qui le aziende soffrono i soldi non ce ne sono e quindi se noi vogliamo far sì che queste società nel tempo possano continuare a esistere e a poter avere un futuro, eh, i calciatori si devono mettere in mente che il giusto non fa male a nessuno, ma che lo spropositamento troppo cioè. alto fa male a tutti. Allegato, che peraltro ha varato anche il codice etico, a cui le società possono aderire, insomma eh, il termo è già, a prescindere da quel codice etico, è già eh, allineato di suo a questo modo di vedere le cose. Siamo arrivati in conclusione, anche per me è il momento dei ringraziamenti. Intanto ringrazio chi mi ha preceduto, ovvero il nostro ex direttore di rete Walter Cori che ha magistralmente condotto questa uh, trasmissione e ha avuto l'onore di uh, poterlo affiancare praticamente per tutta la stagione. Quindi il primo ringraziamento va uh, a lui, assieme ovviamente a chi ci permette di uh, essere qui, uh, ovvero il nostro editore e quindi il presidente Luciano Campitelli. Ringrazio anche il direttore Ferruccio, benvenuti, e ringrazio anche chi tecnicamente ci permette sempre di andare eh, in onda e quindi chi ha curato la regia di questa trasmissione dall'inizio della stagione, cioè eh, Marco Pediconi in alcune circostanze anche rilevato da Gianni Lareo e Gilberto eh, Marinozzi e poi anche Claudio Di Giacomo, Gianluca Iezzoni, Mauro Iezzoni, io qui ho preso nota perché non vorrei dimenticare chi si è alternato anche alle Camere, i vari eh, Ivorè, eh, Silvia Gentile e mh, eh, Roberto Gagliè. Insomma, grazie a tutti quanti loro che hanno reso eh, possibile Insomma, l'emissione di questa trasmissione e anche il successo che abbiamo raccolto e poi un, anche un saluto a chi, come Umberto Sorgentone, mi ha affiancato eh, a, nella realizzazione, diciamo così, giornalistica dei contenuti eh, di questo eh, Teramo Channel. Un successo che mi piace eh, eh, condividere, un eh, successo nel senso di attenzione da parte dei tifosi. che Mi piace condividere con questa che è stata davvero una grandissima squadra. Dobbiamo anche ricordare che tra poco parte il nuovo programma sul Calciomercato. Sì e quindi non mi telefonare tutti i giorni perché come tu sempre fai io sono il tuo editore, ma mi martelli di continuo per sapere... C'è Marcello di Giuseppe. E, eh, quindi devo dire che non deve parlare perché Va purtroppo e quindi inizierà a breve anche eh, questo nuovo programma che ci è, porterà e ci aiuterà per tutto il calcio professionista professionistico dell'Abruzzo e quindi sarà un bellissimo un momento. Bellissimo per questo momento Luciano Campidelli non parla più e di quindi, mercato e, e delega... Eh, a... Assolutamente no. <ride> Va bene, eh, di nuovo eh, sì, tra l'altro mi dicono che eh, non vi diciamo da quando, ma seguiteci perché Teramo Channel come anche lo scorso anno... Poi è ripartito anche per una edizione estiva, noi ripeto non vi comunichiamo eh, la data, ma prossimamente torneremo per uno spazio ancora appositamente dedicato al Teramo. Poi Teramo Channel tornerà anche con la sua edizione eh, invernale per la stagione del Teramo in Lega Pro sicuramente da eh, settembre. Per il momento grazie di nuovo a tutti per la grande attenzione con cui ci avete seguito, grazie al presidente Luciano Campidelli e eh, bocca al lupo e per, la, per la costruzione di una grazie e per la costruzione di una squadra che possa fare bene anche l'anno prossimo. Di nuovo um, un saluto a tutti quanti voi e eh, buona serata. Grazie.